Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi proviamo il nuovo prodotto della Prokima, lo Squisher. Quello che ci servirà per fare gli squishy sono ovviamente il prodotto della Prokima, poi ci serviranno degli stampi, poi ci servirà una bilancia, che già mettiamo così pronta. Poi ci servirà il cucchiaino che viene dato in dotazione con il prodotto, o va bene anche qualsiasi altra spatolina che utilizziamo di solito per la resina. Questo squisher non so se si può colorare con i colori acrilici, perché consiglia qui sopra di colorarla con il prodotto della Prokima Sempre, che è paste coloranti pentotol seal, che mi hanno sempre inviato, e sono queste qui che servono per colorare anche la gomma siliconica. Io utilizzerò il rosso e poi se mi viene in mente qualche altro colore lo utilizziamo. E poi credo che, siccome questa cosa sta scritta sul componente A, vada colorato il componente A. E sul componente B invece c'è scritta una cosa molto insolita: prima di colare in stampi di silicone, applicare un velo di una comune crema idratante per la pelle nello stampo. E io l'unica crema che ho è questa qui, diciamo, perché non è che voglio usare la crema buona. E non credo che sia idratante, ma penso che vada bene lo stesso. Ed è una crema, non so, che tengo quasi come campioncino a casa. È una cosa strana questa, non mi chiedete perché. Penso che fa staccare meglio gli squishy, un po' come la farina con i dolci. Vabbè, stiamo divagando, quindi iniziamo subito. Quindi siamo pronti a colare il prodotto nel bicchiere. Mi sono già messo i guanti, non fate caso a come sono zozzi, però li uso per la resina anche. Quindi coliamo il componente A in un bicchiere, lo coloriamo, e poi l'altra parte del componente in un altro bicchiere. E io voglio anche fare delle colate senza colore, così voglio vedere un po' qual è il colore originale degli squishy. Non so se riuscite a vedere, però è tipo bianco. Non lo so, vabbè, proviamo. Ok, quindi 10 grammi, perché 5 mi sembravano abbastanza pochini. Quindi adesso facciamo di nuovo, guardate, cioè, non lo so, sembra yogurt. E adesso facciamo 10.3 anche del componente B. Ok, quindi dobbiamo mettere il componente B, questo qua, nel componente A. Poi mischio. Sì, mischio, mischio, mischio. Aspettiamo, insomma, che fa reazione e poi ci vediamo dopo. Ok, quindi cioè, vabbè, non vi racconto che cosa poi ho combinato nel frattempo, che non avete visto il video, forse meglio di no. E come potete vedere sono uscite tre cose diverse. Mi sono ricordata che dovevo usare la crema idratante, però qui non l'ho usata, qua non l'ho usata, qui sì, quindi vediamo la differenza. E poi questo l'ho fatta insieme a voi e l'ho mischiata nel bicchiere. Questa qui l'ho mischiata direttamente qua dentro e l'ho colorata. Tra l'altro questi colori sono favolosi, ce ne basta pochissimo e si colora subito. E questa invece l'ho colorata in un bicchierino, cioè questa l'ho mischiata in un bicchierino più piccolo, senza quello grande, e l'ho buttata subito dentro. E credo che sia gonfiata, perché sono tutte e tre con 10 grammi di uno, 10 grammi dell'altro, quindi 20. La differenza di questo è che praticamente l'ho fatto in un bicchiere grande e ne ho buttato mezzo, perché non riuscivo a recuperarlo, cioè nel senso non avevo già fatto reazione, e quindi penso che non si sia gonfiato perché le dosi non erano giuste. E un'altra cosa che mi preoccupa è che è appiccicaticcio. Vabbè, iniziamo. Magari col tempo poi questo appiccicaticcio se ne toglierà. Quindi vediamo. Sì, sembra un muffin senza lievito. E diciamo che è duro. Guardate, tra l'altro è appiccicoso. Non lo so. Vabbè, è abbastanza duro, quindi non ci siamo proprio. Si appiccica, guardate. Poi questo anche è appiccicoso e non lo so come sarà la situazione. Ah, ecco perché ci voleva la crema idratante, perché si appiccica. Bene.
È durissimo. Fail, fail, fail. Cioè, si squiscia, per squisciare si squiscia. Ma guardate quanto è duro. Non ci siamo. Vi lascio asciugare. Non so come. Così forse. Anche questo si appiccica. Almeno questo è più squiscioso. Cioè, è uno squishy, guardate. Rispetto agli altri, squiscia abbastanza. Il problema è che secondo me non è squiscioso come dovrebbe essere. Dovrò fare altre prove e forse io li squishy. E non siamo fatti per stare insieme. Cioè, questo è morbido, guardate. Quindi il prodotto sia valido. Credo che io non lo sappia usare abbastanza. Diciamo che proverò, proverò, proverò e forse vi farò uno scopriamo le creazioni, scopriamo gli squishy, forse riesco a capire come devo utilizzarla bene. Quindi niente, io questo video è un disastro vero e proprio in tutti i sensi e spero almeno di avervi tenuto un po' di compagnia, magari questo facevo verde così facevo la bandiera italiana e comunque. A parte la mia solita pazzia, mi raccomando, se avete dei consigli o delle dritte per fare al meglio gli squishy, fatemelo sapere giù nei commenti. E vi lascio sempre il link del sito, della Prochima e anche del link diretto ai prodotti che ho utilizzato giù nell'info box. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, spero che sia migliore. Ciao!